Francesco Verga, presidente di un'industria com, oggi assemblea annuale con uno slogan ottimista, giovani più impresa uguale futuro. Come si arriva al futuro e soprattutto come si aiutano i giovani? I giovani, noi stiamo cercando di trovare soluzioni per trovare i posti di lavoro ai giovani. E il futuro sono i giovani, perché i giovani portano idee nuove, la creatività, cosa che le nostre imprese hanno bisogno per uscire da questa crisi, che è difficile, è lunga, però il tempo ci sta portando fuori da Giudaggio. Ecco, una crisi che porta fuori molte imprese qui del Comasco oltre confine, ci sono tre fattori principalmente, tre cause, lei li ha elencate, a partire dalla pesante pressione fiscale. Sì, i motivi per cui vanno fuori sono la pressione fiscale inferiore, la burocrazia molto efficiente, e poi gli altri vantaggi sono molto relativi, però questa emorragia che c'è stata più negli anni passati si sta frenando, perché sembra che non ci siano neanche gli spazi per accogliere le nostre aziende, quindi stanno ricominciando a pensare. Poi ricordiamoci che la Svizzera è sempre nella blacklist, quindi non è proprio così facile andare in Svizzera, magari è più facile andare in altri paesi. Infatti lei ha detto spazi limitati, uno dei motivi per cui è un po' controindicato andare, e tra gli altri ha detto bisogna esportare molto, perché altrimenti cosa succede? L'azienda deve essere quasi totalmente sull'esportazione, perché se va là un'azienda che poi lavora in Italia ci sono problemi sicuramente per capire le tasse dove devono essere pagate. Questo non è un rischio da poco con la Svizzera. C'è un po' una controtendenza nel voler andare in Svizzera, però di recente, lo scorso 26 settembre, c'è stata quell'iniziativa lanciata a Chiasso. Che risultati ha dato e quante sono le aziende comasche che hanno aderito? Sono andati tantissimi, si parla di più di 500 aziende che sono andate a sentire, però l'offerta dall'altra parte era di qualche decina di appartamenti, perché erano stati lasciati liberi dalle banche, quindi è incredibile come un sindaco di un piccolo centro come Chiasso sia riuscito a attirare così tante persone. A me piacerebbe che fossero i sindaci dell'Italia a dire alle aziende venite da noi, non quelli della Svizzera. Cosa chiedete al governo e alla regione? La regione, tra l'altro, voi avete sollecitato per istituire una zona franca, proprio l'altro giorno è stato approvato in consiglio un provvedimento in questa direzione. Sì, sembra, avremo qui Maroni, per cui il presidente Maroni sembra che stiano andando avanti le proposte che lui sta sicuramente caldeggiando. La zona burocrazia zero dovrebbe portarci perlomeno a essere più competitivi da questo punto di vista. Non è pensabile che le aziende italiane abbiano 7, 8, 10 mesi di attese per delle risposte banali, mentre fuori sono 20, 30 giorni. Questo è inammissibile. Marco Tajana, che è il presidente di un'industria giovani e proprio soprattutto ai giovani, dedicata a questa assemblea di oggi. Ma voi avete già messo in atto un progetto per richiamare talenti dall'estero. Come mai? In genere sono gli altri che vanno all'estero, invece voi avete fatto l'operazione contraria. Esattamente. Quello di Comona è un progetto che ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare il territorio comasco e valorizzare appunto anche il tessuto industriale comasco. E appunto è un progetto che è giunto ormai alla sesta edizione e quest'anno percorre un percorso ideale verso Expo 2015, e per cui ogni anno ci sarà un tema ricorrente. E appunto grazie a questo progetto il nostro territorio è in grado di attrarre talenti da tutta l'Europa. Ci vuole fare un esempio di qualche progetto e soprattutto da dove derivano tutti questi talenti? Sì, allora noi ogni anno invitiamo attraverso appunto dei diversi canali i migliori designer tessili dalle migliori università europee. E quest'anno ci sono designer che vengono da decine di paesi diversi, in particolar modo dall'Inghilterra, la Germania, il nord Europa in generale è molto forte. Squinzi ha detto cose ragionevoli, fa dei conti di 10 miliardi, quello che è, ma a parte bisogna fare in fretta questa cosa del cuneo fiscale, bisogna capire quali sono i settori strategici da difendere o meno. Voglio dire, farsi portare via Telefonica in questo modo, Telecom da Telefonica in questo modo è offensivo, perché fosse stata un'impresa che ha le capitalizzazioni per fare degli investimenti, ma Telefonica
ha quasi più debiti di Telecom. Stiamo perdendo anche pezzi altri importanti, all'Italia, saldo energia. Tutto lì, ecco, lì bisogna andare cauti, non bisogna mettere tutto in un fascio. Perché se io faccio come General Electric, mi prendo Avio e la faccio andare avanti come ho fatto con Nuova Pignone, ben vengono gli investimenti stranieri, anche qui non bisogna. Io non sono mai stato un patriota, perché come diceva Ben Johnson, dietro ogni patriota c'è anche un mascalzone spesso, quindi bisogna stare attenti. Quindi se Ansaldo Energia va in buone mani, che viene sviluppata meglio di quanto hanno saputo fare altri manager, ben vengano. E certamente dobbiamo essere, è questo che il governo deve vigilare. Deve vigilare nel senso che non si elimini un concorrente, deve favorire gli investimenti stranieri che vogliono comprare le nostre industrie, ma per sviluppare il modello Wimbledon va benissimo. A livello strategico cos'è che è mancato? Che manca? Mancano le idee e manca il coraggio di rompere con le rendite dell'alta burocrazia, delle banche, perché questa cosa è come funziona male l'alta finanza in Italia. Voglio dire, l'unico caso in cui abbiamo fatto il convertendo, cioè abbiamo convertito i debiti in azioni, è stato la Fiat. Gli altri è impossibile. Beh,